Ciao a tutti, bentornati su The Psycho Gamers con Yvette. Ciao e Jump. E io e me. Come si dice? Va bene. Niente. Siamo costretti sempre a partire nel menù perché sto chiacchierone rompe le scatole. Tra l'altro si fa proprio i monologhi della mascella. Da 6 ore. Allora, abbiamo girato un po' per capire dove dovessimo andare e abbiamo deciso di registrare una volta notato questo. E quindi, tra l'altro su sto tavolo c'ero salito 50 volte. Devi usare qualche cassa, qualcosa, mi sa, un barile, qualcosa. Ah, lì sono le casse. Madonna, ma questo è veramente da uccidere, a fucilare. Non credo che basti. No, almeno altre due. Zitto, mannaggia. Ci vuole un mod per zittire Agrippa. Ancora uno. Ah, tutto lì? Ah, ok, allora forse basta. Questo vedi se le leve funzionano. Aspetta, richiudiamo. Non ti avvicinare troppo, sennò ti ferisci. Abbiamo il volume a palla, quindi non sento nulla, neanche Eve che parla. Ho detto non ti ci avvicinare, sennò ti ferisci. Andiamo alle leve, prima yes. Su, ok. No, esatto. Non è la canzone più esatta. No, come ci sta perfetta, sì? Perfetta. C'è anche un vecchietto a cui dare le manate sulla testa, sulla pelata. Io non mi ci avvicino, sinceramente. Ah no, qui nel gioco no, in effetti. Ok, adesso succederà qualcosa di brutto, lo sappiamo già. Ma si alzeranno... Si alzano le due porte sotto, credo, no? Sì, lo so, però magari nel frattempo... Non ucciderla. Nel frattempo si libera qualche mostro. No, siamo amici. Lasciami tranquillo. Don't be sorry. Be happy. Ma tanto dovrei tornare lì. Perché? C'era una porta bloccata. Ma non è vero niente, non me la... Oh, porca. Good girl. I knew you could do it. Sì, già solo lo sciabordio di acqua mi ha spaventato. No. Ok, qui non c'è il... Dovrei trovare un secchio o qualcosa. Ok, senza secchio però ti serve poco, lo sai. Allora, intanto fammi vedere, non c'è niente. Ah, c'è quella accesa. Dai, porca puttana. No. Il transetto. Nel piccolo trans dobbiamo andare. Una tale corruzione, pensò, gli uomini buoni possono rallegrarsi della loro morte perché non sono altro che un peso per l'umanità. Non si deve sentire la loro mancanza. Caricamento, non l'hai letto. Oh, cazzo.
Dobbiamo evocare un mostro. Zio Andunello. Evochiamo Zio Andunello. How much more, Baron? How much more am I supposed to withstand? Kill me, Orlan! Kill me! This one, prepare him. Abbiamo tre vie. Quelle tre porte e questa... No, quattro vie, scusate. Tre porte e questa scala. Porte, porte. Le porte hanno un simbolo, diversi simboli magici. E il fatto che Yves mi chieda di aprirle, secondo me, indica che qua me lo prendo nel cuore. Diciamo così, nel senso che un infartino non me lo toglie nessuno. Ahi, mi sono dato la porta sulle gengive. Ah, ecco qua, ci sono i bei disegni delle torture, vedi? Sì. Cosa sei tu? Una pietra. Ah, un pezzo della sfera. Questa sarà la leva per attivare la tortura, ma non credo che mi interessi. No. Il rapitore si sedette sulle sue ginocchia mentre leva le mani legate dietro la schiena. Lei sentì che le mani si sollevavano in seno al corpo, le spalle cedettero il peso del suo corpo e schioccarono rumorosamente. Aia! La donna sospesa urlava istericamente mentre gli uomini pensavano al passo successivo. Madonna mia. Disarticolazione delle, delle spalle. Bene. Cioè, bene è un cazzo, ovviamente, però... Allora, questa è la prima. Andiamo qua. Permesso. The cradle is ready. Good. You're a man. How can you partake in this? Is he all right? He is one of the wicked. Don't pay his lies any attention. I'm not a bad man. It was an accident. He set a man on fire. It wasn't my fault. Why won't anyone listen? That's horrible. Of course. We are dealing with monsters here. Eh già. Ah, questa qua sola. Madonna, pesante. Sono tutte pesanti. Spegni la lanterna. Non c'è un disegno. Whatever you want! Lì c'è una candela. Il piromane continuava a piangere mentre veniva canato su e giù per il palo. Non ci volle molto per spezzarlo. L'avevano destinato alla morte, ma la tortura stava funzionando oltre le loro aspettative. Non era il metodo, era il piromane che era diverso dagli altri. Potevano fargli dimenticare di nuovo. Non lo so. Però l'idea di essere calato su e giù su questa cosa non mi ispira particolarmente. Allora, aspetta, mettiamo... Va bene. Okay, c'è un tizio appeso lì, tra l'altro. Sì, e ci sono rumori che mi fanno cagare addosso. Ma mentre mi dici c'è un tizio appeso. È lì. Sì. Vabbè. È abbastanza inquietante, diciamo che... Come se non bastasse. Come se non bastasse. No, non serve.
fottuto topo. Oh Cristo, rumore di una sega. Questo è il top. Ah. Questo Madonna. È veramente il top. Ah. Lo stupratore era appeso sotto sopra, le sue lacrime sporcavano il sangue che scorreva dalla sua pancia. La lega tra le sue gambe si era piantata sul fianco e non si sarebbe spostata più. Gli uomini indietreggiarono e aspettarono che la vittima si dissanguasse. Madonna santissima. Adesso, se non ricordo male, questo te lo posso dire. Non mi ricordo per quale motivo, ma devi aprire lì e usarci il barattolino. Ok, mi hai risparmiato di fare avanti e indietro mille volte. Ah, caspita. Vabbè, ci sono mille corde qua. Ah, però ci sono secchi. Non riesci a prendere nessuno di questo secchio da quello dall'altra parte? No, no, sai, per il pozzo intendo. Non è che devi prendere la corda del pozzo? Può darsi, secondo me devo. Allora, prendere questa, attaccare. No. No. Però, boh, vabbè. No, il catrame è per le tre sfere, forse. I tre pezzi della sfera, forse. Prova a usarlo. Cosa? Prova a usare il catrame sui tre pezzi di sfera. Ah, ok. Però sì. Ok, rimane. Secondo me in qualche modo devi prendere forse la corda dal pozzo, può essere? Può essere. Però direi che prima di tornare sul pozzo saliamo su per queste scale a chioccio. Okay. No, andiamo a prendere la letto. Ragazzi, vabbè, sto zitto, mi sento male. Poverino. No, ecco, ma adesso qui guarda i quadri, eh. Mi faccio veramente prendere tanto dall'ansia. Girati adesso. Girati. No. Ok, guarda questo, mi raccomando, tienilo d'occhio sto quadro. No, no, adesso vai via, però ogni tanto ributtaci lo sguardo, sì. Vabbè, se non è ogni 2 secondi devi controllarlo, eh. No, no, era l'altro. No, non puoi capire l'ansia che ho addosso. Io veramente rischio di... No. Gridare come una gallinella di mare. Ah, eccolo. Eccolo il filo. Ecco dell'olio. Ci sono i cassetti nella scrivania anche. Ah. Da un po' che non trovavamo un ambiente, ecco, sano. Foglietto di... Ci sono molte cose da dire sulla tortura. Mi ero immaginato che le reazioni che avrei avuto dalle vittime sarebbero state individuali. Per fortuna non è così. Gli umani hanno tutti un approccio molto simile verso il dolore fisico e il terrore della previsione. Non posso sottolineare abbastanza l'importanza del trattenere le vittime prima di procedere. Anche la creatura più timida può esplodere in attacchi di violenza in cui la forza supera il coraggio. Se si ha la giusta attenzione nel violare la vittima, ciò non dovrebbe essere un problema, ma ostacolerà anche l'effetto che cerco. Quindi le fasi giuste da seguire sono: trattenere la vittima quando è ancora stordita, procedere presentando il tipo di tortura che stai per iniziare e poi continuare con l'azione in corso. Il punto della presentazione è infondere terrore. La mente umana è estremamente efficiente perché si innescherà un meccanismo di paura maggiore semplicemente immaginandola. Mentre si provoca dolore, assicurati di evitare danni massivi perché risulterà più efficiente se il processo può essere prolungato. Porca puttana. Mamma mia. Inoltre, provoca il dolore a dosi, se possibile con pause per far calmare il corpo. Se stai frustando o tagliando la vittima, colpisci una volta, aspetta che il dolore si attenui e colpisci di nuovo. Frustate sono una passeggiata in confronto a quello che abbiamo visto. Fin quando il corpo soffre, continuerà a produrre vite
e riempire il sangue con le sue proprietà. A produrre vita. Vitae, sarà il vite. Ok. Solo con un'attenta esecuzione la vittima renderà il massimo effetto. Se la vittima non si comporta come ci si aspetta, è probabile che rovinerà tutto. Prima che questo accada, dagli la bevanda amnesia o amnesia e riprova in seguito. Sti cazzi! Sei tu, amore mio, che mi manchi di più, o forse sono io? So cosa sono diventato, non sono cieco. Sono un mostro per loro, un sultano demoniaco appollaiato sulla cima di una montagna oscura. Posso fare ben poco per redimermi. L'Aquila Nera mi teme e dopo la sconfitta di Napoleone è solo una questione di tempo prima di chiedere la mia testa su un massoio. Devo andare via da questa terra, questa volta deve funzionare. Se non posso tornare a casa, adesso devo morire. Strano, non si è deformato. Boh, prova a scendere le scale. Ma è strano, non mi ricordavo che questo si deformasse poi. Io mi ricordo che mi ero spaventata tantissimo con questo quadro. Non c'è niente che ho lasciato, va bene. Prova a scendere. No, ma non devi guardarlo però. Sto ritorno su, guarda. Niente. Che deludendo. Boh. Allora, adesso mi sono un po' confuso. Noi siamo venuti da là. E la sega era qui. Perché la sega? E dove c'era la sega che era... c'era il pozzetto di sangue. Ah, scusami. No, credo dovresti prendere la sega. Allora. No, devo fare così. Ah. È riempito di sangue, misto a vite, a questo punto è a lacrime. E di se c'è qualche nota? Non c'era nessuna nota nuova. No, sta cosa me l'hai fatta fare però senza che... Che cazzo è sta roba? Un bug, direi. Senza che sia stata richiesta comunque, quindi in teoria... Non... Sorry, non dovevo dirlo allora. No. Va bene. Però adesso che devo fare? Devo tornare indietro? Sì. Adesso c'era l'altro. Si erano aperte due di porte. Adesso vai dall'altra parte. Era andato troppo lontano. L'uomo stava soffocando perché non poteva più respirare bene tra le frustate. Dispiaciuto, iniziò a cercare l'olio di rosa damascata. Oh Cristo, vaffanculo! Mi sono spaventatissimo. I pezzi restanti della sfera si trovano nel coro. Sarà da quest'altra parte? Sarà da quest'altra parte, senz'altro. No, cazzo, sempre in sti momenti. C'è un laudano. Sì, l'ho visto. Allora, c'è una roba scritta, qui c'è un altro di questi.
Veyer mi deride dall'altro lato. Gli ho affidato un vero motivo, il vero motivo dei miei sforzi, e lui insiste ancora sul mio liberare Agrippa. Mi disgusta il modo in cui un uomo illuminato e potente possa mostrare una tale mancanza di compassione. Non riesco a separarmi da Agrippa perché è ed è stato per secoli il mio unico legame con l'aldilà. Veyer rivendica che ha fatto del suo meglio per liberarmi dall'esilio, ma che ha bisogno di me per dargli prima Agrippa, così che possa aiutare anche lui. Se potesse assicurarmi il successo, gli obbedirei felicemente, ma come posso separarmi da lui se il mio ritorno potrebbe essere negato? So di cosa sono capaci, ho visto il loro inganno. L'ottimismo è un sentimento davvero disperato, ma devo trattenerlo, devo prepararmi a liberarlo. Per liberare Agrippa senza ucciderlo, Veyer mi ha detto di dargli un tonico fatto con un paralizzante, vite e tamter. Ecco, ok. Le muffe velenose dovrebbero fungere da paralizzatore se riesco a trovare la ghiandola interna da un esemplare grande. Il coro sembra essere terreno fertile per questa specie. Poi dovrei riuscire a estrarre il suo contenuto con gli strumenti adatti. Le vite potrebbero essere estratte come sempre dal sangue di una qualunque delle mie vittime umane agonizzanti. Ho solo bisogno di grandi quantità per distillarlo correttamente. Ricorda di raccoglierlo durante la prossima sessione di torture. Dall'altro lato, Tamter sarà più difficile da reperire. Non credo esista in questo mondo. Scrivere la parola semplicemente con queste lettere sembra sbagliato. Credo sia una proprietà di secrezione di Kaernk. Dovrò parlare con Meyer perché dovrà fornirmene un mucchio. Anche un pozzo ben preparato dovrebbe bastare a contenerlo. Da 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 da. Va bene. Dovevamo venire prima qua, decisamente. A corte l'ordine dell'Aquila Nera sputava la sua politica mentre io sedevo tranquillamente al mio posto, volutamente dimenticato. Una volta ogni tanto qualcuno mi noterà e si rannicchierà prima di recuperare i sensi. Sanno tutti che io sono l'unico e lo stesso Alexander che aiutò i loro padri e i loro nonni a trovare questo grande ordine. Li ho visti prendere il posto dei loro padri e anche loro invecchieranno e moriranno, mentre io resterò la stessa persona, invecchiata non dal tempo, bensì dall'angoscia. Bene, dopo questo messaggio di profonda, come si dice, positività, vogliamo dire così, direi che possiamo chiudere questo episodio. Io sto ancora controllando che non ci sia roba nascosta dietro gli angoli, ma chiudiamo l'episodio con questa bella porta chiusa. Chiusa. Ciao ciao! Ciao ciao!